Gigi Riva purtroppo ci ha lasciati. Capisco l'animo di ognuno di voi, di chi lo amava, di chi lo conosceva, di chi lo amava come persona, come calciatore e come persona. Io ho avuto modo di conoscerlo da tantissimi anni. Avevo, quando l'ho conosciuto, era il periodo che giocava col Cagliari. Conosciuto personalmente, mi ha invitato una volta a fare una partita di beneficenza inventata da lui. Aveva invitato signora Desolina e lì ebbi modo di conoscere anche Lulù e tutti gli altri giocatori che c'erano, ma ormai Gigi era in ritiro da tanto. E la cosa più bella di Gigi, un aneddoto bellissimo. Entrai a mangiare un giorno in un ristorante e quando entrai, a un lato era seduto lui in un tavolino. Lo salutai, gli raccontai qualcosa, si fece due risate, poi io mi sedetti nel mio tavolino. Sto iniziando a mangiare, arriva il cameriere e mi ha detto scusi, ha detto Gigi se può venire a mangiare nel suo tavolo. No comment. Questo era Gigi. Questo era lui, silenzioso. Mentre si mangiava ci guardavamo. E qualche parola, qualche piccola battuta. Questo era Gigi. E una volta lo incontrai a Cento di Ferrara, il giorno il Cagliari perse con la Fiorentina. E ci incontravamo anche lì nel ristorante, io ero coi Barritas, suonavamo lì vicino, non mi ricordo come si chiamava, a Cento, noi eravamo lì in un locale a Cento. E mi fecero una fotografia e dopo 50 anni gliela diedi. E niente, bei ricordi. Gigi era una persona che non sto a spiegarvi, una persona che ci ha dato tanto. Col suo silenzio. Niente. Un saluto, Gigi. Ti vogliamo bene. Ti abbiamo voluto bene e ti vorremmo sempre bene. Ciao, caro. Grazie, Urgufans. Grazie.